Inarrestabile, inarrestabile. Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo video dal titolo un po' ironico. Una domanda che ho visto davvero spesso nei gruppi Facebook anonimi in cui vengono chieste le cose più assurde. È una domanda che tutto sommato ci sta, anche siccome il 91% del mio pubblico è maschile: la masturbazione nel fitness. Quindi vediamo un po' di affrontarla simpaticamente, ma anche con un filo di scientificità per capire cosa succede. Ora, c'è un po' questa domanda, questa curiosità del tipo: ma posso spippettarmi prima di andare in palestra o devo farlo dopo? Tutte queste domande relative, diciamo, che ruotano attorno al momento dell'allenamento. Allora, in realtà ho visto alcuni siti in inglese dove si vendono varie stupidate, integratori e quant'altro, promuovere questa cosa, quindi dire sì, aiuta molto perché durante l'atto aumenta il testosterone. Dal punto di vista fisiologico, sì, è vero che prima dell'orgasmo, quindi nell'atto della masturbazione, abbiamo un aumento di testosterone, dopo l'orgasmo abbiamo la riduzione del testosterone con un aumento della prolattina, ma ovviamente, come ripetuto già da tanti, questi aumenti di testosterone sono davvero minimi. E mi piace molto farvelo capire con i numeri. La produzione media di testosterone di una persona sana in salute a settimana è di circa 40-50 mg. Voi pensate che chi inizia a fare uso di doping, una dose base standard sono 600 mg a settimana per avere un minimo di risultati sul fisico. Questo cosa vuol dire? Che una persona, per avere dei risultati visibili minimamente, si sta iniettando 10 volte la quantità di testosterone che il nostro corpo produce in maniera naturale. Voi pensate se la produzione naturale di una persona va da 50 mg a 50,5 o a 51. Capite che è una variazione talmente minima che è insignificante, che non ha davvero nessun riscontro sulla massa muscolare e sulla vostra composizione corporea. Una cosa che vi posso dire è che se lo fate prima, dal mio punto di vista, andate in palestra magari un po' stanchi, quindi non riuscirete a allenarvi forse proprio al massimo. Ho letto dei commenti sotto un video del caro Umberto, da cui ho preso ispirazione per fare il video, in cui c'era un commento carino che diceva: dopo il workout, proteine e il bel segone ci stanno, sono la combo perfetta. Volevo così riportarvela perché è molto simpatica. E è stato anche chiesto appunto durante. Ora, durante il workout è un po' un problema, nel senso che magari, non so, se poi si appiccicano gli attrezzi o ste robe qui, ragazzi, non va fatto bene. Quindi vi dico, dai, a parte le stronzate, sono sempre serio nei video, ho voluto farne uno un po' più leggero, un po' più corto, per non annoiarvi. Ecco, cercate di spippettarvi quando cazzo vi pare, non è un problema se lo fate prima o dopo. Durante io eviterei, perché mi concentrerei sull'allenamento, e quindi ecco, fatelo pure in tutta tranquillità. Anche le donne che fanno le finte tonte, che guardano in aria, lo fanno anche loro, di conseguenza la stessa cosa vale anche per loro, quindi non c'è nessun problema, non ha nessuna influenza, diciamo, quando lo fate. Spippettatevi pure a tutto spiano, ovunque voi siate, e il vostro corpo non ne risentirà. Questo era un po' il video sulla masturbazione, spero che ovviamente vi sia piaciuto e sia stato anche un po' più leggero dei soliti video che vedete sul canale, molto più tecnici, e ci vediamo presto nel prossimo video. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Ciao!